Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo mini tutorial. Avrei voluto portare un altro tipo di mini tutorial, ovvero quello su come utilizzare AliExpress, però ho notato che molti di voi sicuramente ancora non capiscono che cos'è un array. Mi sto riferendo alla maggior parte dei fan della serie dei tutorial sui bot di Telegram. Quindi se siete fan sfegatati di quella serie, allora vi consiglio vivamente di guardarvi questo video in cui vi spiegherò che cos'è un array. Allora ragazzi, immaginatevi di avere una variabile. Che cos'è una variabile? Una variabile è un elemento che ha un nome e un valore. Il nome può essere qualsiasi che volete, per esempio an. An è il nome della variabile. Il suo valore, ovvero quello che c'è all'interno, possiamo mettergli qualsiasi cosa che vogliamo, per esempio 5 se di tipo intero, oppure una stringa con per esempio scritto ab se di tipo stringa, oppure array di char. O qualsiasi altra cosa, booleano, eccetera. Quindi abbiamo questa variabile. A che cosa servono le variabili, ragazzi? Servono a sostituire, diciamo, dei valori. Cioè, ragazzi, possono fare da qualsiasi cosa, come per esempio dal deposito. Magari dobbiamo restituire un risultato da uno script, un risultato che fa la somma di 5 più 5 più 5. Creiamo la variabile r, risultato, le diamo 0 e man mano che continua lo script le sommiamo 5, quindi facciamo r uguale r più 5, oppure r più uguale 5 che è l'abbreviazione, e man mano che si continua, alla fine r diventerà 15, r avrà il valore di 15, quindi, e a quel punto dovremmo stampare R. Allora, avete capito il concetto di variabile, no? Bene, allora adesso entriamo nel concetto di array. Gli array, ragazzi, sono delle insieme di variabili, o meglio, non proprio di variabili, ma di valori, più in PHP di variabili. Quindi facciamo finta che abbiamo questo quadratone, questo bel quadratone che è un array in confronto a una variabile. Questo quadratone si chiama AP e abbiamo la stessa variabile qua, AN. AN può contenere solo un valore, per esempio 5. Mentre P noi facciamo che può contenere solo 5 valori, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Può contenere 5 valori, quindi per esempio può contenere 1, 200, 20, 30 e 2. Quindi abbiamo non una variabile, ma un insieme di variabili, o meglio un insieme di valori. Una variabile che può contenere più valori. Ma adesso, dato che per prendere il valore della variabile basta scrivere il suo nome, come facciamo a prendere un valore specifico dell'array? Dobbiamo utilizzare le parentesi quadre, ragazzi, che avete già visto. Quindi, per esempio, vogliamo prendere il valore 30 di AP, non 200, 1, 20 o 2, ma il 30. Come facciamo? Facciamo AP, parentesi quadre, 3. Perché 3 e non 4? Perché come vi ho detto, forse non ve l'ho detto però ve lo dico ora, la conta di la numerazione dei valori, delle posizioni, perché queste si chiamano posizioni, di un array va da 0 a n-1. Ma che cosa vuol dire? Per esempio, la prima posizione non viene nominata 1, ma 0. Questa è la posizione 0. Questa 1, questa 2,
questa 3 e questa 4 non è la posizione 5, non c'è la posizione 5 perché parte da 0. Però comunque la lunghezza di AP è 5 perché effettivamente ci sono 5 posizioni, solo che partono da 0 a 4. Per cui se vogliamo andare a prendere il 30, dobbiamo prendere la posizione 3, quindi AP30 sarà uguale a 30, cioè scusate, AP3. Stessa cosa se vogliamo prendere magari l'1. Scusate, AP0. No? Adesso in PHP esiste questa particolare cosa che non mi ricordo come si chiama, però io la chiamerò insieme di variabili, non so. Se l'array che abbiamo appena visto è che c'è in praticamente tutti i linguaggi di programmazione, è un insieme di valori, quindi una variabile con più valori, l'array particolare che c'è in PHP e che abbiamo già visto, è una vera e propria, è un vero e proprio insieme di variabili. Quindi abbiamo il nostro array AP. Ecco qua, array AP, con all'interno 5 variabili. Dentro queste 5 variabili c'è un valore. Quindi facciamo la freccina del valore. Per esempio, la prima sarà AZ, la seconda AS, la terza CS, la seconda, cioè lei è la seconda, la quarta HT e la quinta B. La prima avrà 1, la seconda 1, la seconda 2, la seconda 5, non so, e la seconda sarà invece un booleano. Quindi false. I booleani significa che possono avere solamente o come valore false o come valore true. Sono praticamente i risultati delle condizioni. Comunque, ragazzi, dato che qua abbiamo le variabili invece di solo valori, non possiamo fare AP0, AP1, AP2, eccetera. Dobbiamo prendere le variabili dal loro nome. Quindi per prendere, non so, il 2 che sta in AP, dobbiamo fare AP, parentesi quadra, CS. O più dettagliatamente ci vogliono le virgolette. Che cosa significa virgolette, ragazzi? Le virgolette sono delle stringhe. Qual è la differenza tra, per esempio, stringa e variabile? Perché ragazzi, la stringa sarebbe tutto quello che voi vedete al PC, cioè tutte le scritte che voi vedete, per esempio questa. La stringa può essere il valore di una variabile. La variabile è la variabile semplice, primitiva. Credo abbiate capito. Ma adesso ragazzi, la cosa che voi non avete ben capito sono le matrici più che gli array. Perché gli array mi sembra che li abbiate ben capiti, ma le matrici ancora non le avete capito. Non le avete capite. E mi chiamano sul cellulare. E vabbè. Allora, prendiamo un array, stavolta normale, stavolta un quadratone ancora più grosso, e lo chiamiamo APP, con all'interno altri due quadratoni, uno e due, senza nome, semplicemente sono la posizione 0 e la posizione 1. Nella posizione 0 abbiamo 5 valori. E dato che si tratta di array posizionali, diciamo, ogni array deve avere la stessa lunghezza, quindi 5 anche nell'1. Nel primo abbiamo 1, 5, nel secondo 10,
Uno, due, due, tre. Qui abbiamo la posizione 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Quindi, ragazzi, questo qui è una matrice, ovvero un array di array. Ovviamente possono esserci anche più array, ma vabbè. Per esempio, adesso, ragazzi, se noi andiamo a prendere la posizione 0 di app, noi ci stiamo riferendo a questo array qui. Quindi facendo app0 è come se noi avessimo un array con le posizioni 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2 e 4, 5. Quindi se vogliamo prendere, non so, la posizione, questa posizione qui che contiene 2, dobbiamo metterci un'altra parentesi quadra con scritto 3. Capite che non è sequenziale, non è che c'è una sequenza che dice, ah sì, se scrivi quella roba lì è un'altra cosa, se invece togli sta roba qui è un'altra. Più o meno così, ma dovete immaginarle come dei sottoinsiemi. Questo qui è un elemento sottostante a questo, come questo è un elemento sottostante a questo. Ovviamente ci possono essere anche array di array di array, matrici di matrici, matrici di matrici di matrici di matrici di matrici, quante ne volete. Più ci saranno matrici e più per arrivare al valore finale dovete mettere delle parentesi quadre. È possibile, potete farlo. Gli insiemi possono essere infiniti. Per esempio, questo è un array che contiene altri due array, che contiene altri due array, che contengono altri due array, che contengono altri due array, eccetera, eccetera, eccetera. Mi fischia l'orecchio perché ho detto troppe volte array, che inoltre in italiano si dice vettore, che ovviamente può stare ad indicare altre cose, ma in ambito informatico vettore si dice array. Avete capito, no? E sta cosa, ragazzi, è possibile anche tramite il cosiddetto insieme di come si chiama? Insieme di variabili, ecco. Per esempio, noi abbiamo il grosso quadratone chiamato sempre app, e in questo quadratone abbiamo due quadratini chiamati app app1, per esempio. Questi quadratoni qui possono essere sia degli array numerici. Adesso, ragazzi, vado immediatamente a vedere il termine perché non so come definirlo. Ok, si chiamano array associativi, ce l'ho fatta. Quelli prima chiamiamoli numerati, facciamo numerati associativi così, facciamo prima. Questi array possono essere sia numerati sia associativi. Quindi, facciamo che il primo è numerato e il secondo è associativo. Quindi il primo avrà due posizioni, facciamo stavolta la prima è 1, la seconda è 2 di valore, e l'altro invece sarà associativo. Dato che è associativo e stiamo parlando di PHP, questo array può avere una lunghezza diversa da quello di prima, mentre in altri linguaggi come Java o C credo non sia possibile. Qua semplicemente è possibile dare una lunghezza ad ogni array all'interno di ogni matrice. Guardate per esempio l'array update, che ha diverse posizioni, ognuna con un diverso numero di posizioni a sua volta. Comunque, qui invece abbiamo un array associativo e ognuna di queste posizioni ha un nome. Facciamo A, B, C, D, E. Quindi se vogliamo prendere, non so, per esempio, il valore 2
che sta in questo punto dovremmo fare app. Adesso provate a farlo voi, vedo 10 secondi, anzi in questi 10 secondi parlo, provate a farlo voi, se non ci riuscite, adesso vi mostro. Ok, ci siete riusciti? Avete indovinato? Adesso vi faccio vedere la soluzione. Quindi, parentesi quadra, ovviamente, stringa. P, parentesi quadra 1. Se avete indovinato va bene, se non avete indovinato non va bene, riguardatevi tutto il video e cercate di capire ancora, altrimenti andate da youtuber più esperti. Se invece vogliamo arrivare a questo 4 che c'è qui, AP1 e infine D. Vedete che è strafacile, dovete considerarli come dei sottoinsiemi, come degli insiemi che contengono sottoinsiemi che contengono valori oppure variabili, ovvero delle specie di insiemi con all'interno solo un numero, un valore. Allora, vedete, è possibile mettere due array di diverso tipo nella stessa matrice, ma non è possibile mettere valori e variabili insieme nello stesso array. Non si può. Dopo, anzi, adesso vi spiego. Perché in JSON gli array numerati sono contrassegnati dalle parentesi quadre, mentre gli array associativi dalle parentesi graffe. Quindi potete vedere che non esiste una via di mezzo tra graffe e quadre se non la tonda. Però la tonda non ci interessa, non c'è in JSON, forse. Vabbè, adesso vi mostro come funziona tutta sta roba in JSON. Ho preparato qua, se magari si apre, ecco, ho preparato qua un file JSON. Quindi se andiamo sul linguaggio è settato su JSON, ma voi potete mettere qualsiasi file volete. Allora, per esempio, andiamo a prendere il nostro AP. Anzi, prima facciamo AN, la variabile di prima, e le diamo il valore, quindi AN in stringa valore 0, anzi 10. Fine. Questa qui è una variabile, questa è una variabile in JSON. Finito. Invece se vogliamo andare a creare un array, lì si fa più complicato. Quindi senza il not AP due punti, se lo vogliamo andare a creare numerato, dobbiamo fare parentesi quadri, come nelle tastiere repli, quelle normali. Parentesi quadri, e all'interno ci inseriamo tutti i valori, per esempio 1, 2, 5, 200, 20. Non serve scrivere 0, 2 punti, 1, perché è già sottinteso. Questa è posizione 0, questa 1, 2, 3, 4. Quindi quando andremo a fare JSON decode true in PHP, per prendere la 5, la posizione 5, dovremo fare $AP, cioè prima di tutto create una variabile $AP, anzi facciamo una variabile chiamata array, uguale JSON decode di questo file si chiama array.json, quindi di in stringa array.json true. True serve per fargli segnare, per dirgli che è un array e non un oggetto. Comunque, $array JSON decode
array.json2 e dentro array.json ci sarà questo. Quindi praticamente prenderà questo come stringa e lo decodificherà da JSON a PHP. Quindi adesso che cosa dobbiamo fare? Andiamo di array per prendere la posizione 5, array parentesi quadre 2. Questa è la posizione, è questa posizione qui. Se avete capito bene, se non avete capito, riguardate il video dall'inizio finché non avete capito. Adesso guardiamo come funzionano gli array associativi. Ok, sono andato a controllare velocemente su Alta Vista perché c'era una cosa che mi turbava. Comunque, parentesi graffe, quindi array associativo. Come funziona adesso? Non dobbiamo più mettere 1, 2, 3. Dobbiamo prima mettere il nome della posizione, poi, quindi per esempio, l'avevamo chiamato AN, due punti, e il valore 1, virgola, aggiusto, dovete farlo attaccato, quindi anche quello di prima dovete farlo attaccato, AO, due punti, 5, ciao, due punti, stavolta lo facciamo in boolean, quindi true. Vedete come è facilissimo. Quindi se adesso noi andiamo a riprendere la variabile array, dobbiamo fare array, parentesi graffe, AO, AN, ciao, e quindi qua ci uscirà come valore true. Adesso andiamo a vedere le matrici. Semplice, due punti, parentesi graffa, cioè quadra, parentesi quadra, parentesi quadra, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Questa è la posizione AP00, questa AP01, questa AP11. Avete capito, no? E adesso suona il campanile. Quindi per prenderla andiamo su array 0 2 e ci verrà questa variabile qui, 3, perché è dell'array 0 la posizione 2, quindi 3. Stessa cosa per gli associativi. Quindi creiamo un array associativo con all'interno un array numerato e un altro array associativo. Quindi 9 true ciao e quel che volete. Qua invece bella lo mettiamo come carattere, quindi C, ciao maiuscolo, lo mettiamo come facciamo float, quindi 90.6 per esempio. Quindi noi andiamo su array stavolta, posizione, la posizione aggiusto, dato che un array qua associativo non funziona così, dobbiamo mettere il nome agli array, quindi qua è app, qua il nome app, e il nome qui sarà k, per esempio. Quindi prendiamo array k, quindi questo array qui, la posizione ciao, quindi prenderemo questo valore qui, ragazzi. questa cosa si può fare anche in PHP, ragazzi. Per esempio, se noi andiamo a fare array uguale array, abbiamo già un array normale. Se noi ci mettiamo in valori, abbiamo un array associativo, cioè numerato, scusate. Se mettiamo altri array all'interno dell'array, qua abbiamo
una matrice invece, una matrice numerata. Se andiamo a mettere array ciao uguale freccina che va a destra, sì, oddio che bel nome, freccina che va a destra, ciao ciao, virgola, gg, 0, qua abbiamo un array associativo. Se invece mettiamo ciao array, ciao uguale ad array, virgola, bella uguale ad array, virgola, g uguale ad array, qua abbiamo una matrice a tre posizioni associativa, quindi 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4, ah giusto, ricordatevi qua, potete metterci un array associativo oppure numerato, quindi qua non so, lo lascio vuoto, qua lo metto associativo e qua numerato. Quindi ragazzi, avete capito come funziona, no? Se non avete capito, riguardatevi tutto il video o andate da un altro youtuber più esperto. Comunque, iscrivetevi e condividete per far arrivare questo video a chi ha bisogno. Attivate le notifiche per vedere i video in tempo reale. Mettete mi piace o non mi piace per farmi sapere cosa sbaglio. Iscrivetevi al mio canale Telegram per news sull'assistenza. Commentate o scrivetemi su Telegram se avete bisogno. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima.